Fondi di caffè utilizzati per coltivare funghi, questo è soltanto uno dei numerosi esempi della Blue Economy, ideata dall'imprenditore ed economista Gunther Pauli per ottimizzare l'uso delle risorse presenti in natura e creare nuovi posti di lavoro. Teorie che hanno risvolti molto concreti sulla vita quotidiana. Sulla base di questi principi, all'Università Cattolica di Piacenza è nato il progetto dal titolo Ricibiamo, perché chi ama il cibo non lo spreca, frutto della collaborazione tra il ristorante Matisse e Piace Cibo Sano con il contributo della Camera di Commercio. Quindi il cittadino che cosa troverà nei ristoranti, nei posti che aderiscono al vostro progetto? Troverà una borsettina di carta marchiata FSC, quindi carta proveniente da foreste gestite in modo sostenibile, con cui potrà portare a casa quello che non ha consumato durante il pasto, appunto, e all'interno della borsettina ci sarà questo libricino di ricette in cui sono presentate tutta una serie di ricette per sfruttare e valorizzare in ambito culinario quelli che sono quelle parti che di solito non vengono utilizzate, vale a dire non so, le bucce dei vegetali piuttosto che le parti più dure dei vari vegetali, penso ai carciofi, gli asparagi eccetera. Inoltre, per far capire al consumatore che si siederà nel ristorante di essere in un ristorante che permette l'asporto di cibo, perché è un servizio che non è ancora generalmente offerto, perlomeno in Italia, ci sarà sia una vetrofania che contraddistinguerà i locali aderenti, sia una tovaglietta da tavola, gioco, un simile gioco dell'oca, in cui però le pedine e anche le caselle inviteranno il consumatore a sprecare meno cibo possibile, suggerendo piccole pratiche da mettere in atto.